Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto per Natale, quindi gli acquisti natalizi come alberi, luci, ma anche tantissime cose per decorare la casa in questi giorni un po' così carini di festa. Iniziamo subito con le cosine che riguardano l'albero. Abbiamo preso questo albero qui, che adesso vedete è solo la parte finale e tra l'altro anche storta perché sta al contrario sulla telecamera. E abbiamo preso questo qui che è 1,80 m, come vedete è tutto verde, ovviamente è finto, e l'abbiamo preso da Auchan pagandolo 1,80 m, 19,90 19,90 euro. È molto carino, un albero normale, 1,80 m, tutto verde. E poi sempre da Auchan abbiamo preso le luci. Allora, quelle che vedete lì sull'albero, che sono bianche a LED, sono queste qui, sono 120. Dice proprio qui sul disegno che vanno bene per l'albero di 1,80 m. Comunque noi sotto, proprio sotto l'albero non possiamo metterle perché avendo il gatto è pericoloso, magari tira tutto il filo e sbraca, come si dice a Roma, fa cadere tutto l'albero. Sono bianche, come vedete. E sono lunghe 6 metri, più un metro, no, sono lunghe, sì, sono lunghe 6 metri, compreso l'adattatore per la presa della corrente. Ovviamente di questa linea, di questa marca ce n'erano tantissime, c'erano gialle e di tutti i colori. Noi abbiamo preso tutto a LED perché così c'è risparmio energetico. Queste non mi ricordo, mi sembra che le abbiamo pagate sui 15 euro. Poi, sempre in tema di luci, abbiamo preso queste, che sono, è il tubo per fuori. Praticamente sono 270 LED, queste qua sono tutte colorate. Come vedete è un tubo plastificato in modo che se piove comunque non si rovinano, non succede nulla alle luci. Sono lunghe 15 metri e queste le abbiamo pagate 20 euro. Come già ho detto, anche queste sono a LED e anche di queste mi sembra c'erano sia bianche che gialle. Poi dopo vi lascio, come vedete anche qui è scritto multicolor, dopo vi lascio un breve pezzettino di video in cui io le faccio vedere fuori con il buio e accese. Insieme a queste da mettere fuori abbiamo preso anche questo. Questo qui che è un pupazzetto di neve, anche questo è tutto colorato, che ha al suo interno 50 LED. È plastificato, non plastificato come il tubo, ma è proprio plastica. È bianco, poi dopo lo vedrete fuori. Questo ha 50 LED, multicolor, è lungo 5 metri, come vedete qui dal disegno. Ovviamente, come avrete notato dalla scritta, è tutto della stessa marca perché è tutto quanto a LED. Questo potete metterlo sia fuori che dentro casa perché c'è scritto qui in alto sia indoor che outdoor. Poi, sempre per l'albero e ancora da Auchan, abbiamo preso queste scatole qui. Adesso voi le vedete con le palline sia rosse che oro. Ma abbiamo preso due scatole in cui c'erano in una solo le palline oro che andavano dalla misura più grande alla media e la più piccola. E poi un'altra scatola in cui c'erano solo le rosse e uguali, andavano dalla più grande fino alla più piccola. Vedete, infatti, come c'è scritto anche qui, c'è la scritta Auchan, le decorazioni. Non mi ricordo queste quante erano, se non dico una cavolata, una cinquantina di palline. Sia per una scatola che per l'altra, e una scatola è venuta su 6,99 euro. Calcolate che è vero che abbiamo preso anche altre palline, però comunque ci sono rimaste tutte queste qui, non abbiamo riempito l'albero. Sempre da Auchan abbiamo preso queste qui, vedete come sono fatte? E hanno tutti i pelucchi, sembra neve.
e ha i brillantini che adesso in video non riesco a farvi vedere. Comunque una di questa veniva 1 euro e ne abbiamo prese, mi sembra, due o tre. Queste qui, bianche. Poi invece da Mauris abbiamo preso queste. Queste sono tutte bianche con i brillantini, semplicissime. Una scatolina da 9 palline veniva 99 centesimi. E quindi ne abbiamo prese all'incirca 3 scatoline. Poi, come vedete dall'albero, ecco qui in alto, questa qui è un puntale, è una stella di IKEA, che mi sembra abbiamo pagato 2,99 euro. E questo qui invece è un fiocco che ho preso dai cinesini, è rosso tutto glitterato, l'ha pagato 1,90 euro. Poi per l'albero abbiamo finito perché ci sono delle palline, quelle che vedete, questa grande qui glitterata, c'è una stella, comunque me le hanno regalate, non so dove le hanno prese. Poi volevo farvi vedere altre cose che ho preso per la casa. Ho preso questo runner per la tavola, oro con le stelline, fatto in questo modo, è di Pannolenci dietro. Il feltro e da Mauris e l'ho pagato 2,50 euro, c'era anche sul rosso. Poi da IKEA la solita candela, questa volta ho preso questa rossa proprio per il Natale, per abbellire un po' casa. Già l'ho accesa, è quasi è molto consumata. È buonissima, è alla fragola, ciliegie, frutti rossi, insomma, è buonissima, fa davvero, quando l'accendete fa un profumo buonissimo per tutta la casa. E questa mi sembra 1,99 euro, non ricordo quanto costi. Una ragazza su Facebook, di cui vi lascerò il link qui sotto nell'info box con tutti gli articoli che mi ha mandato. Mi ha mandato questo alberello fatto tutto con l'uncinetto bianco con all'interno le perline sul rosso e sul madreperla bianco a forma di cuore anche, guardate che carine. Questo è stato realizzato a mano da lei, questo qui, e poi mi ha inviato anche questi. Praticamente questi sarebbero dei sottobicchieri fatti con il Pannolenci rosso e con il fiocco di neve a uncinetto. Guardate che belle, molto originali. Nel prossimo video che vedrete sul mio canale, come ho dobbato un po' casa, vedrete tutte queste cose dove le ho messe. Scoprirete anche dove ho messo questi, perché non li ho usati come sottobicchieri, perché sennò andrebbero usati solamente quando c'è qualcuno a cena o a pranzo, nelle feste. Invece volevo utilizzarli per questi giorni di Natale per decorare la casa. E sono quattro. In più, sempre la stessa ragazza. Questa volta non mi ha inviato, ma ho comprato io da lei. Cioè, mi ha mandato, ho preso questo qui. Adesso farvelo vedere è molto difficile. Lo vedrete nel prossimo video, meglio nel dettaglio. Comunque è un runner, anche questo, che ho appoggiato sopra l'altro runner che avete visto prima, fatto in questo modo, con il fiocco di neve. E sono praticamente tutti i fiocchi di neve attaccati l'uno tra l'altro. Eccoli qui. E questi anche sono fatti in Pannolenci e sono davvero bellissimi, perché adesso lo vedete così non rende, ma sul tavolo è bellissimo, soprattutto se il tavolo è nero, risalta. Eccolo qui. Un'altra ragazza, sempre su Facebook, e vi metterò anche di lei il link sotto. Mi ha inviato questo alberello. Questo credo sia fatto con la lana, questa parte verde. Poi ci sono dei fiocchetti di organza, dei Babbi Natali, delle stelline e questo nastrino di glitter tutto intorno.
In alto c'è questa stella cometa rossa, fatta anche questa di feltro, credo feltro, pannolenci. Questo qui carinissimo, che ho usato come centro d'aula. Infine, ma non per importanza, ho comprato su eBay questi bellissimi coprisedia. Adesso anche questi farveli vedere non è facilissimo. Comunque sono dei cappelli di Babbo Natale. Eccoli qui. Sono dei cappelli di Babbo Natale che vanno inseriti sullo schienale della sedia in base alle grandezze della vostra sedia. Io ho la sedia con lo schienale abbastanza alto, lo inserite all'interno e questo lo fate scendere all'infuori. Questo qui. Ne ho presi 6 per tutte le sedie del mio tavolo e l'ho cercato tantissimo perché all'inizio le aveva Avon sul catalogo, ma ne vendeva solamente 4. E io il tavolo da 6 sedie non mi piaceva che 2 rimanevano senza. Comunque ne avrei presi 2 pacchi, ma ordinandoli dalle ragazze non mi sarebbero arrivati in tempo per Natale. Quindi cercando e cercando alla fine li ho trovati su eBay e ho anche risparmiato perché ne ho presi 6. E comprese spedizioni le ho pagate sui 16-17 euro. Invece da Avon solo 4 venivano 10 euro, 12 euro, una cosa del genere. E anche di questi vi lascerò il link sotto nell'info box. Magari ancora li trovate, però non credo facciano in tempo a mandarveli per il Natale. E niente, ragazze, vi ho fatto vedere quasi tutto. Tutti gli acquisti che ho fatto per Natale, sia per l'albero, ovviamente perché l'abbiamo dovuto ricomprare nuovo, essendo il nostro primo Natale in questa casa, e che per la casa. Spero vi siano d'aiuto, vi possano piacere e ci vediamo al prossimo video con come ho dopato la mia casa per il Natale. Ciao, a presto!